6 settembre 2016, ingresso dei novizi alla Confraternita de Maria Santissima dei Miracoli. Il Reverendissimo Papa, e con il mezzo delle genere, te la informo ufficialmente di una gradevole novità che riguarda la comunità del santuario e in particolare la Confraternita Maria Santissima dei Miracoli che è qui a sé. È la prima volta che la nostra confraternita accoglie nel suo membro un gruppo di donne desiderose di far parte della confraternita come segno di devozione alla Madonna e attaccamento alla confraternita, assumendo l'impegno di dare più concreto ed evidente impulso alla testimonianza cristiana per il profitto spirituale personale e per la edificazione dei fratelli dell'intera comunità. E in particolar modo tutti i componenti della confraternita, perché insieme, in spirito di emulazione di fraterno amore cristiano, possiamo onorare la Vergine Santissima dei Miracoli, sotto la cui protezione vogliamo vivere, per un cammino di fede nell'esercizio delle virtù, che devono connotare ogni cristiano e ancora di più di quanto intendono professare una più intensa devozione alla Madonna Santissima a cui chiediamo la sua materna benedizione. La Santa Vergine accolga e porti a compimento questo loro desiderio. Reverendissimo Padre, ecco i nomi degli aspiranti novizi. Man mano vado chiamando, ti Bava Don Maria Lucia, Bava Salvatrice, Bonfante Angela, Bonfante Elisa, Bonfante Maria, Cacciatore Alessandra, Pavata Maria, Frangiamore Adriana, Lanzalaco Giorgia, Lomando Maria Giusti, Lomonaco Sebastiano e Mandio Irene, Messina Domenica, Palmeri Maria Rita, Piazza Viviana, Randazzo Silvana, Scarlata Maria, Scarlata Sara, Scarlata Rosalia, Sol Antonella, Sol Giuseppe, Spoto Claudia, Gullo Veninta, Sol Celichella. Carissime, volete impegnarvi in quest'anno di noviziato a coltivare con zelo il culto e la devozione verso la nostra Santissima Madre Maria dei Miracoli? Sì, lo vogliamo. Volete impegnarvi in un serio cammino spirituale attraverso la partecipazione all'Eucaristia Domenicale, al Sacramento della Penitenza e alla preghiera quotidiana? Sì, lo vogliamo. Siete disposti a osservare lo statuto e le regole del direttorio della confraternita di cui volete far parte e a seguire gli incontri di formazione programmati durante l'anno? Sì, con la grazia di Dio e l'intercessione della Vergine Maria. E anche voi volete impegnarvi, così come le donne, a perseguire la via che la confraternita ha tracciato e ridisegna continuamente, perché possiamo essere fedeli all'amore di Dio, nella fede, nella speranza e nella carità? Sì, domani. Signore Padre Santo, benedici questi medaglioni e queste carte con l'effigie di Maria Santissima dei Miracoli. Siano per coloro che li porteranno testimonianza dell'amore per la madre del tuo diletto figlio e, aiutati e sorretti dalla sua intercessione, possano percorrere un cammino di virtù e di vita cristiana per Cristo nostro Signore. Carissimi,
Ricevete, voi donne, le mantelle, voi giovani, il medaglione della Vergine Maria. Portateli con decoro e con rispetto ogni volta che li indosserete. È il segno della vostra consacrazione alla Madonna, e lei non mancherà di proteggervi da ogni male fisico e spirituale durante il vostro vivere quotidiano. Ora io ti vado chiamando, mamma, venite qua, che le novizie indossano la mantella, i novizi, il medaglione, che la vita dà consegnata a te. Paola, come vieni giù. Pante Maria. Lanzalago Giorgia, Lomanto Maria Giuse, Mandio Irene, Palmeri Maria di Piazza Viviana, Randazzo Silvana, Scarlata Rosalia, Sola Antonella, Solce Giuse, Melinda,
scheda. Darpa Giuseppe. Piazza Francesco. Madonna Santissima dei Miracoli e Madre Nostra Maria, sono dinanzi a te un gruppo di tuoi figli che assumono l'impegno di volerti onorare con una testimonianza cristiana che faccia risplendere il volto della misericordia del Padre e del tuo materno amore. Guarda con compassione questa umanità sofferente, specialmente di quelle parti che in questi tempi si nutre di lacrime, di ansie e di paure, mentre va in cerca di un posto per vivere nella serenità e nella libertà. Illumina quelli che la volta allo spirito del male sono cause di morte e di sciagura. Fa che toccando il cuore abbiano sentimenti di pietà e di umanità. E a noi, che per tua grazia e per il tuo dono della divina provvidenza, possiamo vivere nella tranquillità, con la luce della fede e il sostegno delle necessità corporali. Concedi la forza di custodire nel cuore le tue parole e di rendere fruttuosi gli insegnamenti del nostro Santo Padre Francesco. Fa che diventiamo strumenti di misericordia verso tutti i nostri fratelli in quest'anno privilegiato del Giubileo, con l'esercizio di opere di bene, di carità e di perdono e di fraterna accoglienza, perché tutti insieme a te e ai nostri fratelli possiamo cantare con le parole e con la vita la bellezza della divina misericordia. Perdona, ascolta, esaudisci Madonna dei Miracoli e Madre di Misericordia. Amen. Quel maestro dei novizi ha riassunto anche le nostre intercessioni. Per cui continuiamo adesso la celebrazione, mentre sottolineo quello che dicevo l'altro giorno, soprattutto alle nostre sorelle. Sono delle pioniere, è il compito difficile quello dei pionieri, di tracciare una strada, ma tanti faranno riferimento a voi, che sia una strada vera, illuminata dalla presenza del Signore e della sua Santa Madre, ma sia una femminilità più profonda e più bella, alla luce di Maria che vive veramente una femminilità prodigiosa che va al di fuori di ogni piccolo schema. Ma poi soprattutto vi dicevo, è vero, bisogna pensare ai morti, ma bisogna pensare di più ai vivi, vero? Per cui bisogna sollecitare, suscitare risposte alla nostra comunità
che invitino e che nello stesso tempo sostengano la vita. Auguri, e certamente con l'intercessione di Maria potremo fare di più di quello che pensavamo. Auguri a tutti.